Beh, buongiorno a tutti. Io credo che, diciamo, valga la pena ricordare perché, diciamo, sono presente, perché, diciamo, Regione Lombardia, è presente stamattina e volentieri cercherà di seguire almeno una parte dei vostri lavori. Noi, come noto, siamo capofila del progetto FAMI, come Regione Lombardia. Ed è un'aggregazione di tanti soggetti che appunto hanno sviluppato sia questo progetto che l'Hub Impact, ma anche il secondo progetto parallelo che sta peraltro, come dire, avviandosi proprio in questo periodo, che è Conoscere per Integrarsi, che è il progetto appunto, diciamo, più di carattere linguistico. Sono due progetti molto grossi, molto importanti, che vanno nell'ordine appunto di una attenzione comunque che vogliamo dare ai temi dell'integrazione, ma anche appunto della mediazione interculturale, quindi del lavoro costante sul territorio per favorire appunto un processo di vera appunto integrazione tra le persone diverse, no? Valorizzando differenze, ma valorizzando anche in senso positivo tutte le nostre presenze sul nostro territorio lombardo. Noi, lo dico subito, da un po' di anni lavoriamo in questo campo, insomma i progetti FAMI non sono nati ieri, sono oramai diversi anni che cerchiamo di appunto, portarli avanti, sono dei bandi, come sapete, ministeriali, ma diciamo, questo giro, questi due programmi che sono stati nell'ultima fase del FAMI, quindi Lab Impact e Conoscere per Integrarsi, abbiamo cercato un po' di caratterizzarli per alcuni aspetti un po' più particolari. Da una parte, la BIMPACT abbiamo cercato proprio di darle una connotazione più legata ad un tema di evoluzione anche delle modalità, dei processi di mediazione e di integrazione interculturale tra le persone, superando anche magari modelli, modalità, no? E credo che questo possa essere in qualche modo anche frutto del lavoro che avete svolto all'interno del laboratorio. Ho leggiucchiato questo libretto che immagino sia il frutto di questo lavoro e devo dire che ci sono appunto così tra le righe elementi innovativi interessanti, insomma una modalità diversa di pensare alla mediazione piuttosto che di lavorare sui temi appunto più in generale dell'integrazione. Dall'altra parte anche il tema della parte più linguistica, quindi l'altro progetto. Questo giro l'abbiamo pensato di caratterizzare per una più ampia partecipazione delle persone. Oggi l'elemento linguistico, ma anche ieri per la verità, è l'elemento, no, è la barriera, no, più importante da superare per riuscire poi a mettere in campo elementi di integrazione. E allora appunto abbiamo pensato di mettere in campo azioni che possano favorire al massimo la possibilità di partecipazione delle persone, addirittura. In qualche caso lo sappiamo, anche persone che non conoscono non solo l'italiano, ma magari non conoscono tanto le persone, lo stesso concetto della lingua, insomma, persone magari di derivazione pressoché analfabete. Quindi è chiaro che diventa importante concentrarsi su questo aspetto anche con appunto modalità innovative. Quindi favorire al massimo la partecipazione vuol dire poi anche creare delle opportunità. Aiutare queste persone che devono frequentare il corso, per esempio, a tenere i bambini durante il corso, cioè sono elementi che evidentemente servono per favorire questi processi. Allora, credo che questo, diciamo, giornata terminale del primo laboratorio, voi sapete che sono quattro, e questo in realtà credo che abbia un po' centrato il cuore del problema, perché si è andato a scandagliare il tema appunto della mediazione interculturale, in particolare legata appunto alla fascia dell'età giovanile dei bambini, ma non solo, diventa come dire, utile per una riflessione congiunta, per poi mettere in atto buone prassi sul territorio e credo anche per come dire, diffonderla anche ad ambiti che oggi non sono coinvolti direttamente nel laboratorio. Si diceva prima, sono 35 gli ambiti coinvolti, in Lombardia ce ne sono 95. Quindi voglio dire, sono tre volte tanto, il lavoro che avete svolto, che è frutto di questo laboratorio, può diventare poi, come dire, elemento di diffusione. Quindi il libretto, le cose che poi, come dire, rimangono, nonostante un processo di arricchimento collettivo che avete svolto durante il laboratorio, possono anche, come dire, trovare dei confini che vanno oltre quello che è il lavoro
che avete fatto, e quindi in questo senso sarà anche nostra premura cercare di proporre una diffusione del lavoro e degli strumenti che sono stati messi appunto da voi. Io mi fermerei qua, purtroppo non posso fermarmi tutta la giornata, ma almeno le prime relazioni volevo ascoltarle, ben volentieri, e poi appunto credo che non posso che augurarvi buon lavoro e buoni laboratori, perché questo è solo il primo, poi ce ne sono gli altri 4, quindi mi raccomando, altri 3 con questo. Bene, buon lavoro ancora.